tutti hanno usato e tutti usano e continuano ad usare fondi neri. Ecco perché noi non possiamo più tollerare la regola del è giusto quello che conviene, non più conviene essere giusti, ma è giusto quello che conviene, perché con la soggettività strumentale al principio del servire si sostituisce il principio del servire sì. Siamo per la proprietà popolare della nazione. E quindi da questo punto di vista noi vediamo che i politici che raggiungono un certo livello e che come tali vogliono avere la loro indipendenza dalle decisioni del potere monetario, della sovranità monetaria, vengono stroncati dai banchieri, che sono un conglomerato di usurai. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca. La grande usura è il mondo dei giganti della malavita. Naturalmente queste cose riguardano tutti. Riguardano Craxi, riguardano tutti i politici che si sono alternati al vertice, perché tutti quanti hanno operato con la moneta e debito emessa dalla banca centrale in prestito, e la banca centrale sono privati. Chi comanda non è il potere politico, è un gruppo di strozzini che stanno al vertice della banca centrale, che la emette prestandola ai cittadini. Guarda caso, l'unico vertice che non viene designato per votazione elettorale è il vertice della Banca d'Italia. La Banca d'Italia designa i vertici per direttiva massonica. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini. Che significa la direttiva massonica? La direttiva massonica è la direttiva data dalla società strumentalizzante il fantasma giuridico e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Il fantasma giuridico diventa il paravento delle mangiatoie. Noi abbiamo dimostrato che il governatore della Banca d'Italia all'atto dell'emissione ci truffa, perché ci presta all'atto dell'emissione i soldi nostri. E siccome il governo tollera questo, è corresponsabile. Perché il governo dovrebbe dire alla banca centrale: tu non hai il potere di prendere la proprietà della moneta, che la proprietà della moneta è dei cittadini. Mi ha parlato un tempo che devi parlare, prego. Da un governo così amico delle banche non potevo che aspettarmi il no. C'è una sorta di ipocrisia e di vergogna a non voler mai affrontare il problema del signoraggio. E allora che cosa abbiamo? Siamo arrivati all'assurdo, perché quando noi vediamo la legge cristiana dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi che cosa ci troviamo? Ci troviamo che la Banca d'Italia è nostra creditrice per legge, ma è nostra perché truffa, perché ci addebita i soldi nostri, quindi ce li presta, e quindi avendoci prestato i soldi nostri è creditrice. Ma allora a questo punto noi abbiamo scoperto la truffa e l'abbiamo messa in piazza. C'è come un timore, una paura, neppure a discuterne, eppure pochi sanno che la magistratura ha condannato la Banca d'Italia a risarcire i cittadini che hanno fatto ricorso contro il signoraggio, questo privilegio, e la Banca d'Italia ha dovuto pagare. Questa è una notizia che resta segreta, non la fanno conoscere. Prego, deve concludere. E abbiamo detto, prima di dire che di poter prestare, prima di dire quindi che è creditore e che è debito, tu mi devi dire che è proprietario della moneta. E quindi torniamo a quello che ho detto poc'anzi. La moneta è proprietà del popolo, perché è il popolo che crea il potere della moneta, per due motivi: sia perché siamo noi che col nostro lavoro creiamo i beni che danno potere d'acquisto alla moneta, sia perché siamo noi che creiamo la convenzione per cui la moneta ha valore, perché ogni unità di misura è una convenzione, quindi noi creiamo il valore della moneta. Ecco perché la moneta deve essere nostra e non del banchiere. L'ordine del giorno, quanti? No, guardi, i tempi sono esauriti, quindi ha un minuto
E stai già concluso il suo minuto. Onorevole Presidente, io termino come lei dice, però le faccio presente a lei e agli uffici che una cosa sono i tempi per il provvedimento, altro sono quelli per gli ordini del giorno. Quando è nata la Banca d'Inghilterra non è vero che è nata la moneta nominale, è nata la truffa, la più grande truffa di tutti i tempi, perché tutti i popoli del mondo sono stati trasformati da proprietari in debitori. Quando la moneta era d'oro, il portatore della moneta era il proprietario. Con la moneta nominale noi ci illudiamo di essere i proprietari dei soldi che abbiamo in tasca, noi siamo i debitori dei nostri soldi. Comunque, i titoli personali sono già esauriti, anche quelli. Ma non sono titoli personali, è il mio ordine del giorno. Appunto. Quindi, sull'ordine del giorno non è il provvedimento che ci sono i tempi contingentati. L'ordine del giorno ha i suoi tempi. È un'altra... Mi dispiace, i tempi sono contingentati. La prego di concludere. Tra occasione, grazie. Grazie a lei. E naturalmente sapete che significa questo? Che una volta che vogliamo mettere le cose a posto e approvare quel disegno di legge per la proprietà popolare della moneta, sapete che cosa significa? Significa che la Banca d'Italia viene dichiarata debitrice e non proprietaria dei soldi nostri, come risulta del resto dal bilancio. Ma nel bilancio il debito viene considerato solo come un'espressione contabile, il debito è un rapporto giuridico che presuppone un creditore. Il creditore qui chi è? È il popolo. Metto ai voti l'ordine del giorno 3, buon tempo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Quindi quando la Banca d'Italia, il governatore dice lire 100.000 pagabili a vista al portatore, dovrebbe pagare il portatore come? O dandogli l'oro, o dandogli la proprietà della moneta carta. Io ti do i soldi in proprietà. Ecco perché nel CIMEC, che è la moneta locale che noi abbiamo progettato, noi abbiamo scritto proprietà del portatore, non pagabile a vista al portatore, perché pagabile a vista al portatore è una presa in giro. Quando Barucci, ministro del Tesoro col governo Ciampi, dice la moneta è un debito inesigibile, io capisco che quando il debito è inesigibile perché il debitore non può pagare, è ragionevole, ma quando il debito è inesigibile perché il debitore per legge ha la garanzia di non pagare, è truffa. E allora si capisce che è la massoneria. Votazione chiusa. La Camera respinge. La massoneria che cos'è? Una rete di gente che si è messa d'accordo per controllare la grande truffa del vertice della Banca Centrale. Sono i padroni nostri. Noi siamo trattati come polli in batteria. Noi siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà. L'usuraio ha bisogno di usare la regola della parsimonia. Qual è il risultato? Che i giovani non si possono sposare perché noi non possiamo sopravvivere, perché la moneta è troppo rara. Quando la moneta era d'oro era la legge fisica che condizionava la rarità dell'oro. Oggi è l'arbitrio del governatore della Banca Centrale, il quale dice io ti do i soldi in quantitativi tali per cui tu devi morire lentamente. Metto ai voti l'ordine del giorno 3, buon tempo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Il fatto che oggi l'Italia sta invecchiando è responsabilità di Monorchio. Quindi quando Monorchio fa questa previsione che fra poco noi arriveremo da 50 milioni a 40 milioni, lo fa come se fosse un fatto che non è imputabile alla sovranità monetaria, mentre è proprio la Banca d'Italia che è la prima responsabile di questa devitalizzazione del popolo italiano. La votazione è chiusa. La Camera respinge. D'Alema ha detto fate più figli, il Papa dice fate più figli, va bene, ma fare più figli bisogna che tu gli dai da mangiare, per dare da mangiare devi poter lavorare e quindi non ci vuole la disoccupazione, devi avere un reddito. Come facciamo il reddito quando la Banca d'Italia ci usa la parsimonia dell'usuraio per dare le gocce di sangue? Ora quando noi parliamo della moneta, la moneta è il sangue del mercato. E noi non possiamo più autorizzare alla Banca Centrale di dosare con parsimonia la quantità di sangue con cui ci consente
di sopravvivere a malapena. Non sono titoli personali, è il mio ordine del giorno. Noi abbiamo deciso di fare un comizio in ogni capoluogo di provincia in Italia davanti alla Banca d'Italia, rivendicando la proprietà della moneta. Questo noi faremo regolarmente in tutti i capoluoghi di provincia in Italia, chiedendo regolarmente l'autorizzazione a fare il comizio nella quantità, nella qualità di sindacato anti-usura. E poi voglio vedere che cosa succede, perché quelli che si mettono contro di noi rimarranno soli. C'è una sorta di ipocrisia e di vergogna a non voler mai affrontare il problema del Signore. La moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca la moneta di ognuno come reddito di cittadinanza.